Sì, brevemente per rassegnare appunto il voto di astensione del Movimento 5 Stelle e per fare due o tre insomma, precisazioni. Partiamo da quello che insomma, ha detto lei, che mi lascia un po' di sasso, insomma, perché ha parlato di Torino, quindi della proposta dei beni comuni di Torino e della sua proposta, quella del 2015. E diciamo che sia quella proposta, quindi quella del 2015 e quella dei beni dei comuni di Torino, portano proprio quello che, dico, di, cioè, che ho detto io, ma che insomma avanza tutto il gruppo, cioè procedure ad evidenza pubblica. E infatti sono un po' stupito sul fatto che lei oggi, insomma, voti favorevolmente questa proposta, quando invece l'evidenza pubblica è uno dei cardini, del Movimento 5 Stelle. E quindi sono un po' così. Per quanto riguarda quello che ha detto la consigliera Montella, mi dispiace che trovi scandaloso che nessuno abbia proposto ordine del giorno, le poteva proporre lei. Ma a ben vedere non è stato fatto. Più che altro mi fa pensare il fatto che la consigliera Raga, che Montella. me li bocciate, Ardo, che me li Quello. sta a lavorare inutilmente? Montella. Prego, consigliere. E in seconda battuta, insomma, non vota i bilanci né tantomeno le varianti urbanistiche che hanno i pareri favorevoli da parte di tutti i dipartimenti. Invece oggi vota una proposta che ha tutti i pareri negativi. Quindi anche questa. Una novità, ma ci abitueremo anche a questo, ne prenderemo. Per quanto riguarda gli altri interventi, che sono tutti più o meno nella stessa direzione, che sono più o meno tutti riassumibili sull'intervento di consigliere Fassina, cioè il fatto che l'evidenza pubblica non è la procedura, non è che c'è la discrezionalità amministrativa e quindi ci dimentichiamo della discrezionalità amministrativa. Però la discrezionalità amministrativa è una cosa, è quella che applica il dirigente nell'applicazione di norme e di regolamenti. La discrezionalità politica, quindi quella che rientra dentro delibere e regolamenti, è un altro paio di maniche. Quindi diciamo che la discrezionalità amministrativa, come ci direbbe un qualsiasi professore di diritto amministrativo, è quella discrezionalità che appunto. Il tecnico, il giurista adotta nell'ambito di regolamenti e leggi. La discrezionalità politica è ben altra cosa, è quella che appunto viene contenuta all'interno degli atti politici, appunto. Questo giusto per tagliare corto e per dire che se veramente, e questo solo un appunto, che se veramente era così importante approvare, cioè se le opposizioni ritenevano così importante, indifendibile, che non si deve correre contro il tempo questi beni comuni perché eccetera eccetera eccetera, il momento utile era appunto approvare la delibera del 2015 a firma Raggi, De Vito, Frongia e Stefano. Detto questo, consegno il voto di astensione del Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente.